Questa volta con la posta di MVV Blog mi è arrivata una cosa veramente bellissima. Cosa sarà? Borda con la posta di MVV Blog. Altri pacchi, altri pacchi, altri pacchi, altri pacchi, altri pacchi, ancora altri pacchi, ci sono ancora di là. Vediamo che cavolo c'è dentro questi pacchi qui. Questa roba qui, ora non mi ricordo chi me la manda, ma c'è un'email da qualche parte, dovrebbe essere tipo un negozio che aveva degli avanzi di magazzino, me li ha spediti. È un computerone portatile dell'HP. Boia! Che mattone è questo? Un altro. Ah, questo è tutto proprio già completamente sciagattato, completamente. Tutti portatili sono questi. Guarda bellino questo qui. Allora, questo qui è un MacBook Pro. Questo veramente... Nah, ma come si fa da là? Tutto smontato, sbudellato. Dunque, qui ci vanno le batterie di sicuro. Qua giù ci va il disco. Il MacBook non lo posso provare, non c'ho l'alimentatore suo. E poi in uno stato veramente tremendo. Guardate là! Questo è veramente ridotto malissimo proprio. Intanto vediamo questo qui, che mi sembra l'unico integro completamente. Ho trovato questo adattatore qua giù. Ecco, si è acceso. Windows XP, mamma, Aspire One. Comunque è super lentissimo. Beh, spengiti, madonna. Funziona anche la batteria, sì, però non si spenge. Questo Asus qui invece ci manca la RAM. Ci infilo questa qui da 1 GB, vediamo, Anche questo comunque è un Atom, Windows 7 però. Proviamo, qui c'è anche il suo alimentatore. E non si accende niente. E invece sì, si è acceso. Oh, Windows 10. Oh, hai visto? C'ho un computer con Windows 10. Con 1 GB di RAM magari col cazzo che ce la fa. Ah, in culo, mamma mia una sega sto troiaio. L'hard disk è un SanDisk, non so se è un SSD o un disco normale. Questo è un Atom N450 1 GHz 66. Ho trovato un modulo RAM da 4 GB. Ora guardo subito se questo modulo funziona e faccio anche una prova con quale di questi moduli si avvia più velocemente. E niente, questi due sembra che funzionino tutti e due perfettamente. Questo è un Acer Aspire 1350, è una bestia mattonata proprio. È un Atron XP Mobile. Si è acceso! Dio buono, funziona! Naturalmente il BIOS è andato a puttane. A puttane? Allora vengo anch'io. Windows XP funziona, guarda. No, la bestia mattonata funziona. Qui c'è roba dentro, questa va tutta cancellata. Lo schermo si sta accendendo lentamente, vedete c'è un'area scura qui, perché probabilmente la lampada al neon qua sotto è talmente consumata che si sta accendendo piano piano in questo senso qua giù. Questo è un vecchissimo Athlon 796 MHz, 448 MB di RAM. Guardate, lo schermo si è acceso completamente ora. E ora il computer è pronto per altre migliaia di migliaia di miliardi di ore di funzionamento. Come no? E infatti così completamente per gusto e a caso non funziona più un cazzo. E non è l'alimentatore in corto, No, no. Ho provato anche con altri alimentatori ovviamente. È uguale identico. Non succede una mazza. Ogni tanto riparte. Ma ora proprio morto. Cacciaviti di merda! Ora va di sicuro. Ci ho tirato cacciaviti sopra. Boh, che non funzioni. Non va. Non credo che dipenda dalla RAM, ma gli raddoppio la memoria con questi due moduli della Samsung. Niente, infatti, come pensavo, non ci incastra una sega la RAM. È successo qualche volta che i computer non mi funzionassero perché la batteria del BIOS era completamente morta. Quindi mi sono messo a cercare la batteria del BIOS dentro a questo cazzo di coso che non lo so dov'è la batteria del BIOS, fino ad averlo sbudellato tutto. È giusto per il gusto di vedere dove cacchio è questa batteria del BIOS? Non ci viene via. Cazzo c'è attaccato qui sotto? Oh, vediamo un po'. Sarà sicuramente di qua. Guarda dov'è, bastardi. Ma perché la devono sempre mettere in un posto dove non ci si arriva manco a morire? Magari non ne vale la pena, comunque ho messo la batteria da 3 volte qui, in modo poi da poterla sistemare qui dentro. Niente, morto stecchito.
Vediamo un po' questa alimentazione dove arriva. Qui 19 volt ci sono, e qui ci sono, e anche qui ci sono, e qui ci sono. Di sicuro il problema non è qui. È veramente strano. L'alimentazione dentro ci arriva, probabilmente la CPU allora a questo punto. Anche perché mi sono accorto che qui qualcuno ha tentato di rimuoverla e l'ha un po' sbeccata in questo punto. E attenzione, attenzione! Non va un cazzo. Oh, perché si era acceso? L'avevo visto, qui si era acceso, bastardo, perché si è rispento? Si era acceso! Ok, questo è un HP, ci qualcosa... Ah, vedi? No, ma la tastiera è solo staccata ma è collegata. Ah, incastro così. Windows 8, HP Protect Smart... Boh, Model AR5B125. Questo non lo posso provare, non ho l'alimentatore adatto. Vediamo di farlo saltare subitamente, nonché prontamente, in aria. Ah, in culo. Si accende manco per idea. Assorbimento 0,1 ampere. Ci vuole di sicuro il suo alimentatore, così non si può accendere. DDR3, 4 GB addirittura, cazzo. Qui ce ne vanno addirittura 8 di GB in questo. Ma vaffanculo e non lo posso accendere. Due cavetti, questo qui giallo e bianco, sicuramente alimentano questo LED. Però poi c'è rosso, marrone e nero. Qui ci vuole assolutamente il suo connettore, altrimenti rischio di fare un disastro. Ho trovato un alimentatore che forse va bene, non sono sicuro. 3, 2, 1... Brigitte Valorum. Ora pronomi. Story Curtis. Ora pronomi. Intanto vediamo anche quest'altro pacco. Oh, qui c'è una lettera. Oh, almeno so chi è che me lo spedisce. Ti allego un po' di cosette che non uso e so che con te saranno in buone mani. Sfido il tuo Akai. Sì, allegata c'è una piastra a cassette che non uso più. Non accenderla. Per emergenza ho sostituito la cinghia con un enalato. Ma dea, adesso sarà marcio. Il resto delle cose scoprile da solo. Secondo me è una console interessante. Ho lavorato negli scorsi anni a Firenze. E anche se sei pisano, mi raccomando, resta sano. Alessio. Un'altra piastra di registrazione. E questa si porta al riciclo. Sfido il tuo Akai. È dura, cos'è questo? Porca! No! Cazzo! No, veramente la cinghia c'è. A me non mi sembra un elastico, questo mi sembra una cinghia normale. Io elastici non ne vedo. Sono cieco? A meno che non ci sia un elastico attaccato a quest'altro motore, ma non penso proprio. E noi si accende, eh? E si è accesa. È aperta, si è aperta. Ovviamente non va un cazzo. Probabilmente se non ci metti la cassetta non va una sega. E noi ci sa anche la cassetta. Non va una sega uguale. Non va un cazzo. Ma il contatore spento... non è una cosa tanto bella. E comunque è un gira, eh. Qui è tutto morto. Beh, qui si accendono solo questi LED, ma il resto è tutto spento. Quindi probabilmente è qualcosa sull'alimentazione che non va. Vediamo qui un attimino. Allora, questo qui... 19 volt e 19 volt. Ok. Il trasformatore va, punti di controllo non ce n'è uno, manca a morire. Ah, bestia come brucia questa resistenza qui. C'è qualcosa in corto di sicuro. Questa è morta stecchita, qui non ci arriva niente. Qui non ci arriva nulla. E qui ci abbiamo 18 volt a cavallo di questa resistenza. Di qua niente, nisba, zero stecchito. E qui idem, zero, niente. È un problema dell'alimentazione. Sicuro garantito dal cammello stellare. Vediamo il circuito da sotto. Allora, la parte dell'alimentazione sospetta è tutta questa zona qui. Quindi vediamo i condensatori. Questo è ok. Questo è ok. Perfetto, perfetto. Olè! Cortocircuito! Cioè, il 99% dipende da questo. Vediamo se dà ancora cortocircuito. Non lo dà. Non dà cortocircuito, non è il condensatore. Me lo immaginavo. Porca puttana. Allora il cortocircuito è da un'altra parte. Vediamo staccando questo connettore qui. E il corto non c'è più. Quindi questo dove cacchio va a finire? Va a finire qua. Che va a finire qui. E qua giù c'è un cortocircuito qui da qualche parte. Affanculo, maremma maiala. Di quella maremma super maiala proprio. È qui che c'è qualcosa che non va. Proviamo un po'. Ok, però ugualmente... qualcosa non va. Questo continua a non girare. Questa resistenza scarda come una bestia. Vaffanculo.
Vediamo un po' di tensioni qui in giro. 24 volt, va bene. Di qua ci dovrebbe essere 12 volt. 1 volt! Ecco che qualcosa qui non va. Qui c'è il regolatore di tensione bruciato. Allora, dato che non trovo un 7812, facciamo una cosa. Ci attacco io 12 volt lì sopra. Intanto accendo la piastra e poi ci attacco 12 volt. Allora, assorbimento 0,2 A, il motore non gira, ma però il contanastro si è acceso. Fermo, è andato un play, fermo! Che cazzo fa? Vai in culo, ma spappolato il nastro, vabbè, tanto che se ne frega una cassetta del cazzo. Qui il cavetto giallo è in cortocircuito, ma sembrerebbe che sia così, che vada bene così. Quindi ci vuole il 7812 e poi bisogna guardare la meccanica, perché, cioè, funziona. Il problema è che la meccanica è inchiodata. Va bene, ok, ci vuole il 7812, lo devo trovare! Questo è un 7912, ha la piedinatura diversa, ma ho fatto questa crocco scambiando la massa con l'uscita. Ricordatevi sempre di toccare la massa. E boh, ora ce lo monto, vediamo. Vedete che botta, Infatti. Ma perché? Ok, ho bruciato i fusibili, però sono scemo io, perché questo qui va isolato dalla massa. Il 7812 è il corpo collegato a massa, il 7912 all'ingresso collegato qui sopra, quindi ho fatto un cortocircuito. Ho cambiato i fusibili, vediamo se va. Ecco. Sembrerebbe di sì. Sembra proprio di sì. Guarda come funziona. Ho preso fuoco questo. Ma vaffanculo. Dato che il 7812 non ce l'ho, faccio una cosa. Ci saldo intanto tre fili. Il condensatore era carico. Allora, ci ho saldato questi tre fili e utilizzerò questo step down converter capace di gestire in ingresso più di 40 volt e con l'uscita regolabile da 36 a 3 volt. Quindi lo regolo su 12 volt, lo metto qui da qualche parte e intanto vediamo. Vediamo se non esplode. Ok, funziona da 5 volt. Allora lo porto a 12 volt. Ecco fatto, 12 volt. L'ho fermato provvisoriamente qui, vediamo ora se accendo che succede. Ok, si è acceso, sembra che vada tutto. Infatti ora si accende anche il contanastro, però il problema ora è della meccanica, perché non ce la fa a muovere le bobine. Infatti se mando in play vedete che questa qui rimane ferma. Se però questo qui lo muovo io e faccio avanzare il contatore, la meccanica non si ferma, funziona alla grande. Se mi fermo, il coso lì si ferma. E la meccanica va in stop. Devo smontare la meccanica ora. Ok, il problema è semplice. La colpa è di questa puleggina qui. Questa trasmette il movimento da questo motore ai due cosi qui che fanno girare le bobine. Non mi ricordo mai come si chiama. Il ricambio ovviamente non ce l'ho, però c'ho questi O-ring. E chi lo sa che non riesco a infilarcene uno. Ora devo regolare la velocità perché ho sentito qualcosa, mi sembrava andasse al rallentatore. Qui dietro nel motore c'è la regolazione. Questo è un segnale a 1000 Hz, lo possiamo vedere di qua sull'analizzatore di spettro. Lo devo portare a 1000 Hz. Troppo. Meno. Ci siamo quasi, ci siamo. Ancora un pelino meno. E la miseria, troppo. Eccolo, l'ho centrato. Perfetto, va bene così. Ah! Veramente, mi ci sono volute 15 ore, ma io sono più duro del muro. Bene, ora questa è una registrazione fatta su una cassetta veramente schifosa, con un brano senza copyright, in pratica non è un granché. Se volete ascoltare il demo vero con una cassetta registrata per bene, trovate il link qui sotto nella descrizione del video e per chi lo vede anche qui sopra in alto a destra. E poi c'è quest'arnese qui.
Ah, questa è una delle prime console, quelle con il Pong. Sportron. Boh, Beep Bop lo fa, però non si vede una sega né di lì né di là. E io ci riprovo, possibile non si veda nulla, nulla, nulla. Sembra che qui ci sia qualche tipo di segnale, ma non va. Merdoso! Qui non si capisce, c'è qualcosa, ma anche se lo stacco non cambia niente. E sarebbe anche il canale giusto, proprio. Eccolo! 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 Eccolo, si vede male, 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 ma si vede qualcosa, eccolo! Che cacchio devo fare con questo osso? Cioè, in qualche modo va, ma non va, perché non va, non, cioè, come si fa? Bisogna premere questo? Perché c'è il tasto Fire se poi non ci vuole il tasto Fire? Oh, ok, oh, ora funziona! Ah, vedi, vedi? Ok, col tasto fuoco la lancio. E questi altri giochi? Questo cos'è? Che roba è questa? E questi altri giochi? Questo cos'è? Che roba è questa? Siete una sega, Dio buono. E allora? Ma allora? Ma che cazzarola? Oh. Niente, un son buono, fine, basta. Vediamo questo Ermenegildo all'interno come è costruito. Boia. Cacchio, qui si può veramente prendere il segnale video e spararlo fuori in un'altra maniera. Sicuramente tutto l'ambaradan funziona tramite questo qui. Allora, intanto vediamo se l'alimentazione è giusta. 8 volt, va bene, va a 9 volt, 8 volt, va bene. Vediamo se becco dov'è il segnale. Questo non è, questo non è, questo non è. Di dove passa il segnale video? Eccolo lì, toh, lo levi e anche a colori, guarda, vaffanculo. Modifichina, stacco tutta la parte di radiofrequenza e attacco l'uscita video direttamente al pin RCA qua giù. Ti. Come cacchio si fa? È un parte. Oh, ma che è sta fava? Eccolo, a colori, ragazzi, a colori. L'avevo mai visto il Pong a colori. Come va, come va? E poi c'è tutte le varianti. Sta a fare, per esempio, se... Ultimo pacchettino microscopico rispetto agli altri. Questo potrebbe essere qualcosa che ho comprato io su eBay, però. Potrebbe, ma forse no. No, infatti un Geek Bar Tools. Non ho la più pallida idea. Sembra quasi uno stencil per dare il flussante sui circuiti per poi fare il reballing. Boh, ma che cazzo? Boh. Solder ball. E quindi, sì. Ok, ma questa roba da dove... Cioè, da dove viene sta roba? Che roba è? Acide. Cioè, questo è flussante. Qui c'è tutto materiale per le saldature. Guarda, solder ball. Questa è tutta roba per fare la lavorazione sugli SMD. Maremma santa. Oh, la miseria. Ma che... Cioè, questa è roba specifica per fare delle lavorazioni specifiche proprio. Solder ball. Anche questo. E anche questo. Solder ball. Anche questo qui. Cavi, cavetti vari. Ah, ma questo pacco qui me l'ha mandato sempre quel ragazzo che ha quel negozio che mi ha mandato i computer che abbiamo visto prima. Ecco, perché ci sono gli stessi cavi dentro. Che ove glove. Boh, sai, patto. Con questi video, che videone, mamma mia. Comunque anche in questo video c'è qualcosa di nascosto, c'è una frase, anzi una parola, e chi indovina lo saluterò all'inizio del video come ho già fatto per il video precedente. Comunque questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto e voi, mi raccomando, restate sani.